visto l'uscita di Megrez avuta nel mese di giugno dell'anno 2009, lasciamo questa prima metà di quell'anno, addentriamoci adesso nell'altra metà di questo stesso anno, quindi nel mese di luglio, dove venne rilasciato il secondo cavaliere di bronzo divino, ovvero Andromeda Shun. Dunque, come vi stavo dicendo, siamo entrati adesso nell'altra metà, quindi nella seconda metà dell'anno 2009, quindi step by step ci stiamo avvicinando anche alla fine, alla conclusione di quest'anno, anche se abbastanza presto. Comunque, andiamo ad analizzare insieme il contenuto di questa scatola e il MIT, come sempre vi rimando all'ultima parte dopo. Prego! E dunque, ragazzi, andiamo ad analizzare anche questo bellissimo totem, quindi questo qua divino di Andromeda. Dunque, devo dire che questa evoluzione finale dà maggiore pregio a queste armature di bronzo, no? Anche se poi non è proprio l'evoluzione finale, perché in effetti queste armature divine durano giusto il tempo di quei pochi episodi dell'Elisio, perdonatemi, per poi regredire nuovamente in V3, quindi le V3 appunto sono proprio le final version. Io non considero poi le varie evoluzioni che ci sono state in Omega, perché poi per me Omega è una storia a parte, ma queste armature si fermano con la loro evoluzione alle V3. Ma andando ad analizzare questa qua, e questa è qua per dire meglio, V4, anche questa qua di Andromeda comunque ha una fase di montaggio molto facile, perché è come vestire il corpo del MIT. In effetti ricorda molto il totem anche di Virgo, no? Ovviamente non quello divino. Sarà anche un caso che comunque Shun è nato a settembre, quindi è dello stesso segno, e quindi anche il totem nel tempo ha assunto quella medesima forma. Ma, ripeto, è un totem molto bello da vedere, esposto e di grande effetto scenico. Cosa bisogna aggiungere a questo totem per completare il montaggio? In effetti, prima di inserire le ali sul busto, quindi sulla schiena, va inserita una placchetta apposita e poi le ali, perché le ali necessitano di salire leggermente più su, e poi al busto inferiore in plastica vanno inseriti due ganci e poi il gonnellino, perché anche il gonnellino deve essere leggermente più largo per consentire l'inserimento delle gambe del totem. Quindi, che montiate il gonnellino prima o dopo, comunque bisogna inserire prima questi ganci. Abbiamo poi i capelli, che sull'armatura vanno comunque ad alloggiarsi all'interno delle ali, mentre invece sul totem vanno a completare lateralmente la capigliatura. E anche questa è stata un'evoluzione, perché sulla V1 avevamo solo un elmo, sulla V2 un mezzo caschetto, sulla V3 un caschetto più lungo, quasi fino a metà schiena. Qui invece vediamo questa bellissima e folta e lunga capigliatura. Dunque, ragazzi, abbiamo poi la catena, ovviamente. Ecco, questa diciamo che è la fase di montaggio un po' più complicata, perché per quanto sia chiaro e dettagliato anche il libretto, però si finisce sempre per perdersi un po'. Succede anche a me a distanza di tanti anni, ogni volta che mi cimento con queste catene, però non è qualcosa di così complicato. Bisogna prestare solo molta attenzione e spendere qualche minuto in più. Tra l'altro sono catene in plastica che sono rifinite benissimo, anche le estremità sono simili, uguali, identiche a quelle in metallo, però bisogna fare attenzione perché essendo in plastica appunto è facile che possano rompersi. Ragazzi, credo di avervi detto tutto. In effetti voi vedete il totem poggiato sulla basetta, perché
il totem poggiando terra con le gambe, quindi con le ginocchia e con le gambe, mi urtava, le ali mi urtavano vicino allo stand girevole sotto, quindi me lo bloccavano, e onde evitare graffi e rotture, ecco, ho posizionato il totem sulla base, quindi sulla basetta. Basetta tra l'altro fornita di metal mat che comprai all'epoca per dare maggiore rilievo, ma più che rilievo maggiore colorazione a questa armatura, che ha una colorazione abbastanza sbiadita. Si nota poco qui perché il totem, essendo tutto in plastica, ha una colorazione più forte, però poi questa armatura indossata sul MIT, ecco, perde molto della sua colorazione. Ragazzi, io non ho altro da aggiungere, il fatto sta che comunque è un bellissimo stand che ha riscontrato da sempre i miei favori, mi è sempre piaciuto tantissimo, ma non solo miei, perché ho sempre letto tantissimi commenti positivi di tanti altri collezionisti sui social e sui vari forum. Quindi detto questo, e catalogando questa armatura nella lista delle mie armature preferite, direi che possiamo passare adesso anche ad analizzare il MIT. Dunque ragazzi, andiamo insieme anche ad analizzare questa ultima evoluzione dell'armatura di Andromeda. Beh, certo, tutti sappiamo che comunque Shun già di suo è un personaggio dal carattere molto, molto pacato, gentile, molto delicato, e questa versione di questa armatura di Andromeda, quindi questa Kamui, altro non fa che rendere proprio la visione di questo MIT ancora più eterea, ancora più gentile, ancora più aggraziata. Dunque, iniziamo come sempre dall'analizzare il fattore estetico, quindi volto e capelli con la controparte animata. Devo dire che questo MIT sommariamente è riuscito bene, mi piace, però ci sono alcuni dettagli che non tanto mi piacciono, ma stavo dicendo, iniziamo appunto ad analizzare il tutto partendo dall'aspetto estetico. Dunque, come Persea prima di lui, anche questo volto per me è riuscito benissimo. Perché guardo lui e rintraccio le fattezze di Shun nei camperisi, ma anche per quanto riguarda la capigliatura, perché sia nella forma che nella struttura, ma anche la colorazione, è molto identica a come lo vediamo lì. Devo dire che però, a differenza della versione V3, questa colorazione, perché è così in effetti che ci viene mostrato nell'anime, è di un verde molto triste, quindi un verde oliva, che in aggiunta a una colorazione del volto già molto pallida, è un'armatura con una colorazione dell'armatura quasi del tutto priva, ecco, tende, tutti questi fattori tendono a rendere questo personaggio abbastanza cupo, ecco, questo è il termine credo più esatto. Ciò nonostante, ve lo ripeto, è così che lo vediamo nell'anime, quindi va bene anche così. È un po' antipatica la capigliatura anteriore perché è composta da due pezzi, oltre a quella del retro, quindi tre, e quindi per poter inserire il diadema e farlo calzare bene, perché deve entrare nella capigliatura, ecco, si spende un po' di tempo. Non è nulla di così complicato, però non è un inserimento facile, intuitivo e sbrigativo come per tutti gli altri MIT. Tra l'altro questo diadema presenta due errori. Il primo
Il fatto che non aderisce al volto perché è più lungo della stessa testa, ora nell'anime non ricordo se è proprio così lungo o meno, però comunque qui si vede che è veramente grande. E poi abbiamo la pietra qui sul rombo, che in effetti nell'anime ci viene mostrata di colore rosso, ma si vede anche dalle immagini toccate già sulla confezione di questo mit. Qui invece poi sul mit stesso è stata invece riproposta di colore oro, quindi altro errore. Passando invece adesso ad analizzare la sua Kamui, dunque anche in questo caso abbiamo una fase di montaggio molto facile, perché la Kamui veste bene, non ci sono pezzi lenti, abbiamo un busto anche in questo caso composto da tre pezzi, quindi abbiamo il busto in metallo, il bavero e la pettorina. I pezzi in plastica di questa armatura sono semplicemente il busto inferiore, la pettorina e il diadema, poi tutto il resto è tutto in metallo, vabbè, ovviamente anche le ali, e quindi questa armatura comunque calza bene, aderisce al corpo di Shun, e non ci sono pezzi lenti, assolutamente non ci sono pezzi lenti. Devo dire che mi piacciono molto le ginocchiere, perché pur essendo dei pezzi separati dagli schinieri, ecco, queste sono della grandezza giusta, della forma giusta che avrebbero dovuto dare anche alle ginocchiere V1, perché si sa che anche quelle più o meno sono come queste, e invece lì non le hanno fatte così, eppure quel mit è arrivato anni dopo. Per quanto riguarda la posabilità, abbiamo una buona posabilità, anche una buona stabilità come vedete, perché anche questo gonnellino comunque grazie ai nuovi agganci possono essere spostate le parti laterali, quindi per dare più posabilità alle gambe del mit. Gli agganci dei coprispalla li conosciamo a memoria, quindi lasciano una buona libertà di movimento anche alle braccia. Devo dire che un altro punto errato lo troviamo proprio sul triangolo, quindi sulla parte anteriore del gonnellino, perché il bordo sarebbe dovuto essere di colore oro, qui invece diciamo che è di colore rosa, anche se è un rosa molto pallido, però appunto non è di colore oro giallo. Passando alle ali, abbiamo ovviamente le ali quelle grandi, e poi proprio all'interno abbiamo le ali piccole che poi sul totem vanno a formare la capigliatura del totem stesso. E per concludere abbiamo poi le catene, queste qua ovviamente sono quelle in metallo, di solito abbiamo avuto un paio più lungo e un paio più corte, no, questa volta abbiamo solo queste, ben rifinite devo dire anche le loro estremità, quindi la punta per l'attacco e il cerchietto per la difesa, riproposte in maniera veramente identica così a come le vediamo nell'anime, quindi nulla è stato trascurato. Fatta eccezione ovviamente per i punti appena citati, e che sarebbero dovuti essere un attimino considerati meglio. Ultimo punto, ovviamente come non parlare di questa colorazione di questa armatura. Ora nell'anime è vero che comunque è un colore rosa più tenue rispetto a come era la V1 inizialmente, alla V2 e anche alla V3, però qui abbiamo una colorazione che adesso si vede perché ci sono queste luci bianche proiettate sul mit, e perché ovviamente poi i pezzi in plastica sono più colorati, no? Quindi fanno risaltare di più questa colorazione. In effetti però questo è un mit che se è esposto in vetrina la colorazione si fa fatica a distinguerla, quindi di conseguenza io ho adottato la metal matte che ho messo sulla sua basetta e che avete visto prima nello step precedente, proprio per fare in modo che la luce riflessa sulla metal matte andasse poi a riflettersi a sua volta sull'armatura e quindi farla risaltare un po' di più. Ma ovviamente voi, come tutti sappiamo, abbiamo avuto anche una versione del 10° anniversario che poi analizzeremo quando arriveremo a quel momento. Dunque ragazzi, che cosa dire in conclusione? In conclusione dico che io a questo mit mi sento di dargli perdonatemi, come valutazione finale un 8, 8 e mezzo, perché comunque Shun è uno tra i miei cavalieri di bronzo preferiti, perché comunque è un mit molto elegante, comunque diciamo che sommariamente è fatto bene, fatta eccezione per questi piccoli dettagli che, ripeto ancora una volta, potevano essere considerati, valutati leggermente di più. Dunque per me un 8, 8 e mezzo credo che comunque sia un voto anche veramente molto molto alto per questo mit.
Non avendo null'altro da aggiungere, ovviamente è un meet che rientra nella categoria dei miei meet preferiti e che comunque mi piace. Quindi, passando a quelli che sono gli extra, che cosa troviamo nella confezione? Troviamo 3 paia di mani, 2 paia di placchette per i dorsi delle mani, abbiamo ovviamente bracciali senza le catene. Nel caso volessimo far adottare a Shun le catene, quelle là in plastica, che vanno ad avvolgere il corpo del totem, ed è possibile farle utilizzare anche a questo, anche al mit stesso. E poi abbiamo la catena, quella là zig zag, per le onde del tuono, che non sono mai mancate. Dunque, anche in questo caso non abbiamo la presenza di volti extra o dinamici, però mi sembra che dalla versione del 10° anniversario esce qualcosa anche per questo meet, ma ripeto, analizzeremo tutto quando arriveremo a quel momento. Ragazzi, io non ho altro da aggiungere, vado a riposizionare il mio meet in vetrina. Il risultato finale comunque è buono, indubbiamente è buono, quindi scegliere se acquistare questa versione, quindi la prima stampa, o quella del 10° anniversario, è un qualcosa di estremamente soggettivo e personale, ma ripeto, ne riparleremo poi quando arriveremo anche al momento di recensire quella versione di Shun. Con questo è tutto, grazie per aver seguito il video fino a questo punto, vi rimando adesso all'ultima parte. E dunque, rieccoci insieme, qui c'è anche il mio meet, in effetti il posto dove io ho sistemato questi meet divini è in basso qui proprio nella vetrina centrale, quindi anche in questo caso anche Shun sta occupando questo posto che non è il suo, però ovviamente per dare anche a lui modo di restare in questo video fino alla fine, tra l'altro ho utilizzato un altro stand che già avevo, quindi un'altra casetta intendo, perché quella blu appunto si trova in basso. Comunque, togliendo queste sciocchezze, ragazzi, che cosa devo dire? Cose che forse sicuramente già vi ho detto nel video, se avesse avuto almeno questa colorazione, qui si vede anche meglio, questa stessa colorazione, io sicuramente non avrei comprato neppure quelli del 10° anniversario, anche perché quelli del 10° anniversario io non ho capito bene se sono dei semplici recolor di questi o hanno a che fare, comunque hanno un'attinenza con le versioni del manga, però sappiamo che queste versioni divine di questi cavalieri hanno già una loro versione OCE, che è quella là ovviamente tutta dorata. Quindi questi qua rilasciati come meet di questo evento del 10° anno, da quando è iniziata la linea, quindi la produzione dei meet plot, hanno questa colorazione molto forte. E ripeto, se questo meet avesse avuto una colorazione più forte, io sicuramente non avrei comprato quei doppioni in effetti. Comunque, fatto sta che sommariamente mi piace, mi dispiace perché voi Andromeda tra i cavalieri di bronzo, come ormai penso abbiate capito tutti, è uno dei miei cavalieri preferiti, e questa veste così elegante meritava sicuramente una attenzione in più da parte di Bandai o della Bandai, come disse voi. Ragazzi, io vi saluto, adesso riposiziono anche Shun giù nel ripiano destinato a questa casta, ripeto, quindi non ho altro da aggiungere. Ovviamente qui posso consigliare l'acquisto di questi knit a chi magari li trova a un prezzo inferiore, perché quelli là del 10° anniversario costano veramente molto, e quindi vuole accontentarsi anche di questi primi knit rilasciati in questa versione divina con questa tipologia di colorazione. Quindi nulla, ragazzi, io concluderei anche questo video, vi ringrazio per aver seguito fino a questo punto, come sempre vi invito ad iscrivervi se siete nuovi, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!